pronto? Sì, ciao! Ciao! Come state? Incredibile, siamo appena entrati in casa, come hai fatto? Beh, nessuna magia, me l'hai detto tu che tornavate oggi. Sì, ma te lo sei segnato sul calendario. Sì. Ah, la fitta nevicata serale si sarebbe risucchiata via tutti i rumori e avrebbe sprofondato tutti nel riverbero ovattato delle luci a gas dei lampioni azzurri che c'erano allora, se quel giorno non fossimo stati tutti così impegnati ad urlare: mia moglie è una stronza! E allora tutti al bar! No, non diventiamo cinici! Diventiamo molto, ma molto incazzati! Peggio ancora, di nuovo le brigate rosse! Ma che brigate rosse? Guarda, la storia è finita ancora prima di incominciare! Cosa cazzo vuoi che combinino ormai? E allora che cosa facciamo? Dove la mettiamo sta rabbia? Siete felici? Il quadro per il quadro, l'arte pur l'arte, la cornice tagnolitica, il sorriso di quella donna oggi è roba per cameriere, di quella donna che rida o che pianga, noi non ce ne fotte un cazzo! Clara preferisce disfare le valigie con calma. Cosa gli hai detto? Che preferisci disfare le valigie con calma. Sei scemo? Che stronza! Penseranno che sono una stronza. Beh, certo che anche lui. L'hai detto tu? Sì, ma tu l'hai detto loro, no? Stronzi tutte e due. Non sanno dov'è. Oddio. Ero giovane e romantico. La cercai. Non la trovai. Scopa! Le cose succedono. Se succedessero diversamente, sarebbe un'altra vita, la vita di qualcun altro. La nostra è così. Il giorno dopo non c'è più. E io faccio due conti e penso che sta per fare il botto. Che bella idea! L'ambiente, il mondo, la politica, gli altri. Che bello! Che delusione terribile sarà per tutti scoprire che io non ci ho neanche mai pensato. Ma perché è così difficile trovare un senso in quello che facciamo?